Ragazzi, ci tenevo davvero tanto a scusarmi con voi perché mentre registravo la webcam, la mia faccia nella carriera allenatore nel video che state per vedere, arrivato al limite di una sola parte di video che è a 33 minuti e 9 secondi, di solito si interrompe, si salva il video e parte la seconda registrazione. Questa volta invece si è interrotto, il video non è più andato, si è cancellato. E ho dovuto far partire io la seconda registrazione, quindi fino a metà della seconda partita non vedrete la mia faccia, comincerete a vederla dopo. Quindi appena comincerete a vedere la mia faccia, il video diventerà brutto. Mi dispiace, ma è così. Vi lascio al video, buona visione. Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo terzo episodio della carriera allenatore FIFA 17 con il nostro Brescia. Oggi sto registrando un po' più tardi di domenica, sono solo le 10 e 17. I vostri consigli sono arrivati poco niente, cioè grazie Seba, perché senza di te non saremmo andati avanti. Mi ha consigliato molto semplicemente un'altra volta Fazzi, oppure di guardare tra i giocatori in Serie C o di inglese, ma io ho detto no, guardo in Serie B. E ho trovato Woods, che qualche anno fa era molto molto interessante, Deron ex Atalanta, che ha segnato contro il City ieri. Hyndman, che è un ex Fulham molto interessante come giocatore, davvero. Giocatore che penso sia sempre stato al Derby County, altro giocatore interessantissimo. Bishop, boh, mi piace il nome, cioè mi ricorda quando sono andato in Inghilterra che stavo prendendo per il culo un giapponese ciccione con un piccone di Minecraft. Kasami, ex anche Palermo. Un giocatore con un tiro dalla distanza fenomenale ed è giovanissimo. E poi Nick Powell, ex United, che mi sembrava molto promettente. Lo United non gli ha mai dato occasioni, società di merda. Quindi andiamo a giocare la prima partita con la Fiorentina e poi giocheremo un cazzo. Andremo a vedere se qualcuno vorrà giocare con noi. Vi prego, giocate con noi. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze all'Artemio Franchi di Firenze, dove si affronteranno Fiorentina e Brescia per questa seconda giornata del campionato di Serie A. Team, finalmente posso dirlo! Il Brescia gioca con la stessa formazione dell'altra volta, non mi ricordo se Ojo era titolare o no, ma adesso c'è, per la gioia di tutti quelli che hanno capito che Ojo is the new Drogba for Marianella. Andiamo a giocare, andiamo a cercare di tirar via un pareggio dall'Artemio Franchi, perché io la sto prendendo molto sul leggero, però anche solo riuscire a strappare un punto a una squadra solida come la Fiorentina non è semplice. Quindi facciamo il nostro meglio e giochiamocela come solo noi sappiamo fare. Pressa altissima la Fiorentina, dobbiamo fare un giro palla molto veloce per riuscire a deludere il loro pressing o comunque difendere palla alla grande. Ora attenzione, però c'è la possibile mucata per Vieira. Vieira! Palo. No! Abbiamo cominciato subito alla grande, però abbiamo recuperato palla. Gran giro palla per noi. Ora attenzione. Babacar! Esposito! Bernardeschi di nuovo dalla bandierina. Sempre a cercare Babacar, che questa volta riesce a buttarla in mezzo! Esposito, bravo. Morosini. Va al limite da Vieira, che cerca Dall'Olio. Attenzione a Dall'Olio. Va da Caracciolo. Caracciolo! Caracciolo! È passata! È passata Irone! Il gol dell'1-0 contro la Fiorentina! Caracciolo! Segna per noi! Caracciolo! 1-0 Brescia! Davvero un'azione inaspettata Dall'Olio, riuscito a giocarla. Io non mi aspettavo che passasse quel pallone. Mi ero un po' impappinato, non sapevo cosa fare. Però terzo in campionato, in due partite, per l'Irone Caracciolo. Attenzione, un giro palla velocissimo, ci stanno mettendo in difficoltà. Rebic può andare al tiro, poi si appoggia. Zarate! Fuori di pochissimo. Ora attenzione a Zarate, è uscito malissimo Lancini dalla difesa, stava uscendo anche Esposito. Ora Bernardeschi in area, Bernardeschi la mette bassa per Rebic e non può sbagliare. Fatto una buona azione la Fiorentina, abbiamo fatto un po' di errori difensivi noi. Ci sta, è un pareggio che ci sta, perché anche la Fiorentina non ha avuto tante occasioni, qualche attacchino l'ha fatto, Bernardeschi migliore in campo. In centro però non c'era nessuno a marcare, questa cosa mi sta sui coglioni. Ora Vieira va largo, Dall'Olio la prolunga, Emerson. Emerson di nuovo per Dall'Olio, la palla è buona. Dall'Olio prova a rientrare, Dall'Olio fuori di pochissimo. Ora in due su Bernardeschi, riesce a giocarla Romulo, poi Babacar la mette, Gheorghen di testa.
La palla però è ancora buona per Bernardeschi. Emerson lo capisce, però riesce a servire lo stesso. Babacar in mezzo, Lancini, bravo. Emerson se la cava e serve Vieira. Attenzione, il pallone è in profondità per Morosini. Morosini la tiene, va da Caracciolo. Caracciolo vede di nuovo Morosini. Attenzione al contropiede del Brescia con Morosini che va di nuovo dall'airone. Caracciolo la butta forte, tesa in mezzo. Bagdur la devia. Caracciolo, fallo. Morosini non riesce a calciare. Che occasione per noi allo scadere. Se Caracciolo fosse caduto ci sarebbe stato rigore per noi. Però va bene così, stiamo pareggiando con la Fiorentina, eravamo anche passati in vantaggio. Non ci stiamo facendo vedere troppo in attacco, specialmente sulla fascia destra, però con calma, qualche azione la riusciremo a fare lo stesso. Ora Badal corre, la gioca centralmente, Lancini, attenzione al rimpallo vinto da Zarate Esposito. Attenzione a Toledo, pronto a buttarla in mezzo, il cross basso, Zarate la stoppa. Non è andato al volo, troppo arretrata per fortuna. Poi Babacar si inserisce, Babacar ancora la mette, Esposito col pugno. Poi la palla è lì, Esposito sulla girata di Bernardeschi. Poi la palla ancora buona per il Moro, Morosini non riesce a girarla larga. Furman allora, la gira centralmente, poi Morosini va largo, Georgan la butta in mezzo per Zeturbo che l'ha lisciata per fortuna, perché così è angolo. Angolo che possiamo battere in mezzo in modo molto interessante. Buona la palla per Zeturbo, anticipato da Story. Poi Tatarugiano col pugno. Vieira! Aveva salvato Bernardeschi sulla linea. Però l'arbitro aveva fermato il gioco. Non so perché ora Tomovic rischia su Zeturbo. La perde in aria. Il pallone indietro per Caracciolo. Caracciolo! La doppietta dell'airone! Che fa alla telecamera a esultare per i suoi tifosi. 4 in campionato per lui nelle prime due giornate. Ma c'è Zeturbo che è andato a recuperare palla molto bene. Correia, ho visto che si chiama in qualche modo. Qua molto bene il recupero, devo togliergli il 10. La palla limite per Caracciolo, che non può sbagliare, la mette alla sinistra di Tarujanu. Quarto in campionato per lui. Esposito va al lancio lungo di nuovo per l'airone. Caracciolo di testa la gira molto bene. Morosini. Morosini salta l'uomo. Ancora Morosini. Morosini cerca Zeturbo in profondità. Zeturbo col sinistro. L'esordio devastante di Zeturbo. Io ho detto che questo mi sarebbe piaciuto tantissimo di giocatore. Ho speso bene i soldi. Un assist e un gol. Andiamo a chiuderla all'Artemio Franchi. Gran palla e lui non può sbagliare davanti a Tatarugiano. Ora Kalinic se ne va ancora, serve in profondità. Chi è? Zarate! Esposito, molto bravo di nuovo in angolo. Bernardeschi la butta in mezzo. Dai, Esposito la blocca. Attenzione, Esposito vuole andare al gol. Esposito, dai! No! 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 Stava segnando Esposito! Arbitro! No! Finisce qua, comunque abbiamo vinto 3-1, la doppietta di nuovo dell'Airone Caracciolo. Dopo anche il pallo di Vieira e il gol di Zeturbo ci hanno portato alla vittoria contro la Fiorentina, una vittoria molto molto sofferta, ma meritata per come abbiamo giocato e perché siamo il Brescia, cazzo. Per Woods 2 milioni e 2, Bishop 3 milioni e 9. Io non mi ricordo i soldi che abbiamo. Non li abbiamo, ok, Bishop via. Woods quanto prendi? Non abbiamo i soldi neanche per te, ma volendo con una buona trattativa, tipo 1.400.000. Abbiamo 1.700.000 noi. Ah, ok. E Hyndman 1.700.000, precisi precisi, quindi ce ne do 1.300.000. Prendono tutti 16.000 euro. Incredibile. La fortuna che ho nel cercare giocatori. Quindi io andrei a chiedere informazioni per l'ennesima volta a Nicolo Fazzi, sperando che ce lo diano. Arriva. No, 3 mail, il Bormau ha accettato l'offerta, 550.000 euro per Fazzi, io la basso a 500.000 perché sono un bastardo pezzo di merda. Posso darti 1.500.000 per Woods, che mi piacerebbe molto avere. Bormau, Findman, 1.300.000 ti do 15.000 euro, mi fai anche risparmiare, eh? Il Crotone ha accettato, Hyndman ha rifiutato il contratto, Brentford, ok. Giocatore importante, Ryan Woods. Hyndman, voglio avere un ruolo più importante, immaginavo. E il Crotone ha accettato per Fazzi, che ci chiede più soldi, incredibilmente. Se prenderemo Fazzi, giocherà così così. Giocherà, sì, abbastanza, sarà una riserva.
Mentre Woods e Hindman che abbassano, prima abbassano loro quello che vogliono di stipendio e poi me lo rialzano. Siete bastardi allora. Prima mi illudete, poi te l'ho messo in culo. Ah. E Fuzz invece ha accettato. Quindi aspettiamo ancora un attimo, vediamo se quei due accettano. Se no, andremo per il nostro Nicolò. Andiamo per il nostro Nicolò. Non abbiamo soldi, ragazzi. Però è un giocatore abbastanza fisico. Seba, se non mi hai consigliato bene, ti stacco la testa. Ti è piaciuto lo scherzo? Non è uno scherzo. Non ci credo, il Carpi ha preso Agi. Pezzo di merda. Io voglio elogiare il maestro Buffon. Perfetto. Questa sarà la formazione che andrà ad affrontare la Juve in casa al nostro Mario Rigamonti. Io direi di cominciare subito. Sarà una partita difficilissima, però se ce la aggiustiamo bene in difesa, possiamo anche vincerla in contropiede. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze allo studio Mario Rigamonti di Brescia, dove si affronteranno Brescia e Juventus per questa terza giornata del campionato di Serie A Team. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e una delle due si dovrà fermare subito adesso, se non entrambe. Purtroppo, dopo solo 3 giornate, Sturaro entra in area e calcia subito. Cosa stanno facendo quelli della Juve? Sono diventati tutti degli egoisti. Ora attenzione, è altissima la difesa della Juve. Zeturbo può colpire. Zeturbo, Zeturbo, Zeturbo! Brignoli! Com'è che gioca Brignoli? Boh, comunque caracciolo ora. Serve di nuovo Zeturbo, che si appoggia a Vieira. Vieira prova, giro deviato! Brignoli, blocca. Furman vede tra le linee. Anzi, no, era. Vieira va in profondità da caracciolo, la palla è buona. Caracciolo! Incredibile! Segna sempre l'airone! Caracciolo! 1-0 Brescia contro la Juventus! In casa! Segna ancora l'airone, 1-0 per noi, gran palla alla porta, se lo fa scappare Brignoli, un po' troppo, e Caracciolo segna il quinto in 3 partite, sempre lui, l'airone, voleva andare via e noi l'abbiamo trattenuto a forza, l'abbiamo rapito e ora è felice di essere qua perché ci sta regalando gioie. Sturaro allora prova ad andarsene, poi Dybala, ancora lui Dybala. Chiuso da Lancini che evita anche il fallo laterale per dargli l'angolo, però abbiamo rischiato. Stiamo vincendo 1-0 incredibilmente contro la Juve. Abbiamo fatto un catenaccio della Madonna. Infatti è stata una partita brutta. Però Caracciolo ci ha portato in vantaggio con un gran mancino. Caracciolo non sbaglia mai, d'altronde. Entra Marchisio per Marrone. Ha capito la Juve che deve mettere un po' i pezzi da 90. Sembra si è fatto male Marchisio nella Juve, speriamo niente di grave, poverino, cioè si fa sempre male anche nella realtà. Caio stava facendo la cagata della vita e poi Dybala, Esposito, palla è fuori. Sturaro ora Mandzukic, vada di nuovo da Dybala che la mette in mezzo, Gheorghen salva tutto, poi la palla è lì, Mandzukic calcia alto. Ora Mandzukic, attenzione centralmente, nessuno è riuscito a chiuderlo, Mandzukic non sbaglia. Prendiamo gol sempre su degli errori. Qua Kaya ci ha messo 15 anni a girarsi. Speriamo che ve lo faccia vedere bene anche nel replay, perché ecco, io ho sbagliato a uscire con Lancini. Guardate Kaya quanto ci ha messo. E poi non l'ha neanche rincorso così tanto. Chiuso da Carlos Blanco. E poi evitano anche il fallo laterale quelli della Juve con la porta. Emerson però riesce a mettere il cross. Sturaro va da Zeturbo che si gira molto bene. Zeturbo, Zeturbo la butta. Forte tesa in mezzo. Attenzione al tiro di Pjanic, Emerson. Poi la palla è ancora lì per Pjanic, Emerson. La tiene, va largo da Emerson. Attenzione a Emerson, che è un buon tiro, Emerson. Emerson, va in mezzo. No! Pjanic capisce tutto. Attenzione, Zegomes. Va in mezzo a cercare qualcuno dall'olio, Brignoli, miracoloso. Carrasco va lì vicino, dall'olio, che si gira. Mette il cross interessante in mezzo, Lancini! Il gol di Lancini, no! Fuori gioco! Non ci credo! No! Non era fuori gioco! Non c'era! No! 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 Anche sul gioco! Anche sul gioco la Juve colpisce a lui! Oh! È punizione a due in area! Un finale scandaloso! Segniamo un gol in fuorigioco, secondo l'arbitro, ma non c'era fuorigioco. Poi
Brignoli la gioca a Rugani, Rugani gliela ripassa. Brignoli la prende di mani, non è punizione a due in area. Comunque siamo riusciti a giocare una gran partita contro la Juve, molto equilibrata, pareggio forse giusto, ma non mi va giù il fatto che dovevamo vincerla questa partita, ma l'arbitro ci ha messo tutto l'impegno possibile per non farci vincere. Siamo comunque primi, il Carpi pure è primo, il campionato però è molto lungo. Seguo ancora un po' Ferrari, poi vedo il mese prossimo se varrà la pena prenderlo o no. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze al Mapei Stadium, dove si affronteranno Sassuolo e Brescia. Il Sassuolo viene da una sconfitta e una vittoria, no, una vittoria e due pareggi. Il Brescia da due vittorie e un pareggio con la Juve, immeritato, dovevamo vincere. Quindi adesso il Brescia cercherà di allungare, molto strano da dire in Serie A, però è così. Magnanelli prende palla sull'attacco di Dall'Oglio, la gioca centralmente, allora Dall'Oglio da Morosini. Attenzione ora Mazzitelli, Mazzitelli cerca in profondità Sensi. I due che hanno esordito in Serie A l'anno scorso, Sensi è riuscito a passare ma si è divorato il gol. Ora Lancini rischia su Mazzitelli. I due si conoscono, Lancini gli ha fatto un sombrero di testa. Ora Mazzitelli chiuso da Emerson, attenzione al contropiede. Con Caracciolo che cerca Zeturbo, la palla può diventare buona. Per il neo acquisto del Brescia, Zeturbo si ferma, Zeturbo va al limite da Emerson. Attenzione Sensi, vince il rimpallo, ancora Sensi, Sensi chiuso al limite del regolamentare da Lancini, penso. Matri ora va al cambio di gioco, Berardi, Berardi ancora resiste di fisico, la mette in mezzo. La palla arriva sul secondo palo De Frey che la rimette, De Ligt fa un autogol clamoroso. Questa è stata un'altra partita che è stata giocata molto molto a centrocampo. Siamo stati sfortunati. Abbiamo preso gol subito prima della fine del primo tempo. Questo ci colpirà psicologicamente, ma il Sassuolo è una squadra coi controcoglioni. Ora attenzione, Morosini, Morosini cerca la botta dalla distanza. La palla è buona per qualcuno in mezzo, Caracciolo l'ha deviata fuori di pochissimo. Ora Matri va al cambio di gioco, De Frel. De Frel ancora, De Frel la mette! Matri segna il gol del 2-0. Eravamo messi male in difesa. De Frel su quella fascia, anche se in teoria è punta. È devastante, fa quello che vuole. Va da Sallai, attenzione a Sallai. Cerca il movimento di Zeturbo, che la copre. Zeturbo va centralmente da Gheorghen! La riapre il terzino! Un terzino che ho scoperto a metà dell'anno scorso, nonostante l'avessi comprato all'inizio. Che spinge tanto! Qua Zeturbo ha fatto un grande assist, Gheorghen. Il gol, fotocopia a quello dell'anno scorso. L'unico gol che ha fatto l'anno scorso. Cazzo, brutto fallo di De Ligt. Poi Lancini riesce a saltare De Frel tutti! Calcia male. Attenzione qua, l'abbiamo persa male. Rischia la espulsione De Ligt. Grande esordio sarebbe stato per lui Berardi. Papera di Esposito e il Sassuolo va sul 3-1, è una squadra fortissima, però ha segnato grazie a due errori nostri. Ora Emerson cerca in profondità Dall'Oglio, Dall'Oglio vede il movimento di Zeturbo, Zeturbo col mancino! Adesso dobbiamo cercare di non prendere l'imbarcata e Missiroli è passato in mezzo a tutti. Ok, Missiroli è passato in mezzo a tutti. Non ci credo. Dai, però, non prendiamo gol del genere. Che schifo. Ora attenzione al pallone in profondità di Ze Gomes. Finisce qua la partita. Abbiamo perso 4-1 contro il Sassuolo. Un 4-1 che fa male perché è cominciato tutto con un autogol di De Ligt. Siamo andati sotto 2-0. Con il gol di Gheorghen ci aveva illuso, però il Sassuolo c'è da dire che ha giocato meglio, ha meritato la vittoria, magari un po' troppo pesante. Dicevo, siamo in Serie A, ci sta a non fare risultati sempre positivi, perché cazzo, abbiamo fatto 4 partite e in 3 partite siamo rimasti imbattuti, di cui una contro la Juve. In classifica marcatori comunque resiste Caracciolo con i suoi 5 gol nelle prime 3 partite. Si è fermato in una partita e abbiamo perso. Non so se sono coincidenze. Io spero davvero che il video vi sia piaciuto. In caso vi invito a lasciare un piace, commentare, iscrivervi. Purtroppo mi si è corrotto il file della prima metà del video.
Comunque, noi ci vediamo al prossimo video domani con la carriera giocatore. Ciao a tutti!